E ben trovati ad un nuovo appuntamento con Pallonate, il social format settimanale di Umbra24 e rigorosa diretta Facebook. Daniele Sborzacchi, Mario Mariano già con il pallone in mano, pronto per le sue pallonate e soprattutto un grandissimo ospite. Continuiamo sulla scia dei grandi ospiti a Pallonate, il dottor Giuliano Mignini, grande magistrato e grande tifoso del Perugia. Mario, chi meglio di un giudice per giudicare il Perugia di oggi e magari anche quello del passato? Nel dargli il benvenuto al dottor Mignini, che ho visto tantissime volte allo stadio, credo tutte le volte che sono andato io l'ho incontrato e credo di averne mancate poche di partite da quando esiste lo stadio Curi e anche prima al Santa Giuliana. Credo che il diritto di precedenza nell'assegnare una pallonata, visto che era sugli spalti lei ieri, tocchi proprio a lei, come dire, dare un giudizio su chi non l'ha convinta del tutto. Contro il Padova. Devo essere sincero, ho avuto un attimo di apprensione a un certo punto per un'uscita, per un intervento così molto discutibile Però del calcio di rigore o anche prima? no, del portiere, anche Anche dopo. Sei gol annullato, intende, del credo. portiere. Questo però può succedere, sono giornate che. E forse stare, giocare al Curi, forse C'è non molta ci pensiamo, c'è molta pressione. pressione, questo bisogna. Però ecco, Uno che ha vinto dei campionati in Serie B, sorprendentemente da portiere saracinesca a portiere incerto, il passaggio è stato breve, purtroppo. sì, poi si è ripreso, per carità, ma insomma, ecco, questo se devo tirare la E pallonata. la gente, dottor Mignini, lo ha aiutato al portiere, lo ha Sì, portato, l'ha preso per mano, lo ha incoraggiato anche negli interventi più semplici. abbiamo una tifoseria che è il top del Perugia, la tifoseria, secondo me. Io Ieri non più era vado tantissima avanti, la gente, però si è fatta forse sentire. sì, si diceva anche che questo Per concerto di Baglioni correttezza, potesse in qualche maniera aver. eppure per correttezza e per passione, veramente è unica come Come tifoseria. comincia la sua storia, non tanto di magistrato, che l'affronteremo dopo, ma quella del tifoso, anche dell'amante del calcio, dello sport? Tifoso, io mi ricordo che c'era un amico di. Io mi è mancato il babbo, che ero piccolo, molto piccolo, e un amico di famiglia che, diciamo, era appassionato del Perugia, dice: vieni con me, ti porto allo stadio Santa Giuliana, il vecchio stadio Certo, Santa sì. Giuliana. E io, la prima partita che ricordo è una partita Perugia-Pisa, mi ricordo ancora, con quelle magliette nero-blu del Pisa e Sì, ovviamente nero-azzurro. nero-azzurre del Pisa. E mi ricordo che quella partita c'era come allenatore, se non sbaglio, Rubino, Certo, Egizio Rubino, che Egizio poi sarebbe Rubino, doveva tornato essere, eravamo i stati primi degli anni ripresi, anni 60, 60, anche. bravo, 61 forse, e mi ricordo che quella partita, io non so se fu sospesa o insomma ci fu una pioggia torrenziale, ebbi anche abbastanza paura. Se ben ricordo, non so se finì sull'1-1, poi la partita forse fu, mi pare proprio fu sospesa. E da quel momento poi c'è stato un periodo in cui non ho frequentato sempre, e poi con Lo stadio lo nuovo, stadio, no, no, insomma. no, 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 con l'anno della promozione in B Di di Mazzetti, Mazzetti, gol di Lolli, il gol di Lolli. famoso, ecco, il gol di Gol di Lolli che stava proprio, Perugia che fra Maceratese. l'altro io conosco personalmente, che stava proprio dalla parte della quando calciò il pallone alle spalle di Tancredi, Certo, della San che sarebbe Benedettese, poi andato alla Juventus. alla Juventus, e lui stava proprio dalla parte dove della gradinata, Sì. e quindi me lo ricordo a 40 metri fece E il Menini invece calciatore? Non ha lasciato traccia. oddio, qualche traccia, C'è dato da sì. fare, via. Ero io quello fin da piccolo la piazza di Santo Spirito, mi ricordo, giocavamo e poi cominciai a giocare con la squadra della parrocchia, poi juniores, torneo juniores e poi la Don Bosco,
Ma lei e poi attaccante o difensore? Io giocavo a stopper e poi a libero. E allora cioè colgo, il mio ruolo era libero. Colgo l'occasione, dottor Mignini, proprio per dirle questo, ma una pallonata a questa difesa, da vecchio difensore centrale a questa difesa che forse subisce un po' troppi gol. Sì, questo, questa è una, cioè è un purtroppo, ecco, è una squadra che ha molte, molte qualità e molte potenzialità, c'è cioè bisogno certo. di lavorare. Però vedo che adesso, dato che se uno vuol bene a una squadra, certo. cerca di individuare i punti deboli su cui lavorare. Cioè, il Perugia ha questa caratteristica di fondo, che c'è questa grande brillantezza nel gioco, in più delle mm-hmm. volte, però c'è questa manca un pochino di cattiveria, di utilitarismo. Si vedono tante volte sì. quelle squadre... Io mi ricordo, ecco, ho fatto l'esempio del Frosinone di qualche anno fa. Di Stellone, certo. Ecco, cioè squadre arcigne che fanno. Che andava sul pallone in una certa maniera. Che fanno pochissimo. Al limite del fallo. Molto pratiche. Cose, sì. cose che io ricordo quando giocavo, insomma, perché giocando in difesa. Uno il succede. Suo ruolo di magistrato, in qualche maniera, si può fare un parallelismo con il mondo del calcio? Si sì. dice che il calcio sia un po' l'espressione della vita, no? Sì, soprattutto fare... secondo me nel calcio ci si rivela, cioè la persona si rivela come è, cioè il calcio nel calcio la persona si vede come è, cioè si proprio si nota. Sì, ci sono delle analogie. Quello che io diciamo, quello che per il quale sono contento di andare allo stadio di andare, sì. è che nel come tifoso io posso dismettere per un po' la toga certo. la toga e soprattutto ecco e diventare di parte mentre io non posso essere di parte certo deve essere al di sopra delle parti devo essere al di sopra devo essere il tifoso deve... come tifoso e anche aggiungo perché quindi lei è uno di quelli che parla allo stadio, di quelli che incita, di quelli che... Beh, cioè, di peggio, esterna, certo, esterna. Intorno, e soprattutto poi da gusto, è un ambiente dove si ritrova il vecchio perugino, perché mm-hmm. cose che magari lo ritrovi di meno girando per le strade della città, lo stadio lo trovi, cioè certo. situazioni... Fra l'altro, scene, io mi sono... Come mi sono divertito allo stadio, ci sono degli aneddoti. Ieri, per esempio, c'era un signore anziano... Questa la, cioè, la racconti, la racconti. Stavamo entrando allo stadio sì. e ai cornelli pioveva, c'erano le foglie, tutto, sì, tutto sì. il bello. Stavamo entrando proprio su quei tornelli. Sì, per poi mettere inserire la tesserina. E questo signore si lamentava, poveretto, io mi capisco, che non trovava l'abbonamento. Allora. Ha cominciato a cercare, abbiamo aiutato tutti qua, tutti veramente, la solidarietà, solidarietà eccetera. Poi a un certo punto io dico, bah, non si trovava, dico, guardi, controlli un po' nelle tasche, perché tante volte uno pensa che è caduto, infatti un po' manorato, l'ho trovato. Di lei si sanno alcune cose anche molto piacevoli, come per esempio, oltre a quella del magistrato, anche di questa sua peruginità, di questo grande attaccamento al centro. Lei è nato al centro di Perugia, vive e continua a vivere al centro, insomma non lo lascerebbe per questa parte della città per nessuna ragione al mondo. È un amore per le proprie radici che mi ha sempre accompagnato. E più vado avanti, più apprezzo... sento tante volte gente che anche magari qualcuno che abita qui e che non è magari non è di qui che tante volte hanno un atteggiamento di insofferenza. Io più vado avanti più sono attaccato a questa città e questo amore per la città, per le nostre, per le mie radici. Fra l'altro la mia famiglia è proprio da, io ho scoperto, abbiamo scoperto dal Settecento. Come minimo dal Settecento, e poi invece dalla parte della mamma sono più dalla parte del lago. Insomma, però è sempre. Tu lo sapevi che il dottor Mignini è un grande amico di uno che noi conosciamo bene, ma sempre molto defilato, che fa parte del mondo della comunicazione, del giornalismo, della peruginità, Marcello Pitoro. Marcello Pitoro.
che disegna queste vignette spettacolari, con una vignetta riesce a fotografare un momento storico, certo, della cronaca della, sì, squadra del Perugia, oppure un personaggio lo enfatizza, riesce a fare delle caricature bellissime. Io sono amico da vecchia data, perché c'è un'amicizia, erano le nostre madri, erano compagne di classe, quindi ci conosciamo, e con lui siamo andati, io anche devo dire all'inizio dell'esperienza di tifoso, praticamente con Gianfranco Binazzi, che era compagno di classe anche lui, e con Pittori siamo andati, abbiamo fatto le trasferte, eravamo, credo che fosse, e vedete la partita insieme spesso e volentieri. No, beh, lui sta un pochino più distante, e poi abbiamo giocato anche, giocavamo così al di fuori degli impegni così della squadra eccetera, giocavamo anche, andavamo proprio nel pomeriggio, ci si vedeva, andavamo a palleggiare, così che ci dava gusto il contatto col pallone, che era una cosa spettacolare. Me lo ricordo come una delle cose più belle della vita. Ma invece, dottor Mignini, i suoi colleghi che si occupano più di questioni calcistiche, una pallonata, visto un po' il gran bailamme di quest'estate, il gran bailamme che continua, tra l'altro adesso ci sarà un consiglio di stato, tra l'altro il 15 novembre sul famoso format della Serie B, per loro insomma c'è stato grande lavoro. Ma un po' di disorientamento che crea inevitabilmente. È giusto che la giustizia sportiva venga, come dire, debba confrontarsi con la giustizia ordinaria. Le questioni del calcio, chi le dovrebbe dirigere? Il TAR, il Consiglio di Stato, oppure giudice, il CONI? Dovrebbe essere la giustizia, diciamo, della struttura, ci dovrebbe essere dell'ente, quindi non conosco nei dettagli, nei meandri, tutte queste diatribe, questi contrasti, queste vicende, certo. Una volta c'era la clausola compromissoria, che non si poteva ricorrere alla giustizia. Dovrebbe essere un caposaldo. Dovrebbe essere il caposaldo, sì, questo sì. E venendo invece alla sua attività di magistrato, la sua fama, la sua notorietà, il fatto che gli ha dato anche molte preoccupazioni, e sono stati i grandi fatti che si sono svolti a Perugia negli ultimi decenni, prima gli omicidi legati al cosiddetto mostro di Firenze, e poi sono 11 anni fa, praticamente oggi, accadeva questo delitto Meredith, che ha messo Perugia al centro di una notorietà forse che non volevamo, ne avremmo fatto a meno, però chi deve amministrare la giustizia ha dovuto trovarsi questo caso veramente complicato. Sì, sono due, diciamo, di cose ne ho trattate diverse, ma poi alla storia passano quelle più questi due senza più dubbio eclatanti. Sono due cose, due vicende radicalmente, profondamente diverse, cioè non hanno l'unica cosa in comune che potevano avere è che l'ho trattate io come magistrato del pubblico ministero, quindi quello che m'ha la vicenda, diciamo, legata alla questione del mostro, quella è una vicenda la più complessa, la più delicata, diciamo, di quelle che ho trattato. Uno dei tanti misteri italiani. Uno dei misteri italiani. Quello che invece volevo un po' sottolineare è proprio in difesa della città. Uh-huh. È quello che è, diciamo, l'operazione di delegittimazione della città, che è stata svolta massacrata da una certa stampa, veramente. Noi nel nostro piccolo, nella nostra, non potevamo assumerci responsabilità che erano di altri. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro. Lei perché, dottore, si occupò del delitto Meredith? Perché era di turno. Quindi la vita casuale, professionale di un magistrato viene determinata veramente. Sì, perché il turno degli atti esterni, cioè quando dura una settimana, sì, e quella settimana iniziava, mi pare, il lunedì, proprio il lunedì. Sì. E questo fatto avvenne, mi pare, di venerdì, la notte dopo, sarebbe stato. Sì, Halloween. Cioè oggi no, è domani sarebbe stato. E quindi in quella settimana io mi trovai lì. Lei al processo
rappresentò l'accusa assieme ad una sua collega. Manuela Comodi, una collega simpaticissima, brava, un po' come, ecco, devo dire di lei quello che ho detto di Formisano più o meno, una collega con cui abbiamo avuto sempre un grande feeling, e perugina come me, anche lei. Ora ci ritroviamo nello stesso gruppo di magistrati, prima lei eravamo di aree diverse, invece ora siamo nello stesso gruppo di magistrati, il gruppo di autonomia e indipendenza, dove c'è, che è animato da Pier Camillo Davigo, che è un magistrato che conosciamo assolutamente, straordinario. Perché lei ha citato il dottor Formisano, un sostituto procuratore? Perché è un grande appassionato di calcio. Grande appassionato di calcio, è una persona, io quando lo vedo mi dà allegria, e poi è una persona di assoluta, assoluta fiducia e assoluta, è limpido, una persona assolutamente, come poi ce ne sono trasparente, tanti, trasparente e simpatico, perché è molto, molto, molto. Al di là delle questioni giuridiche, negli spazi, negli intervalli, durante le pause, durante il caffè, si parla di calcio, c'è, cioè, questa rivalità sempre, sì, anche tra magistrati, avvocati. Sì, c'era, io avevo, no, sì, io mi ricordo che c'era Sandro Cannevale, Ternano, il derby, anche il dottor Micheli, siamo molto amici con Cannevale anche. E insomma, mi ricordo le baruffe, che insomma, diciamo, le polemiche, gli sfottò a cui ci abbandonavamo tante volte. E volevo chiedere questo invece, tornando alle questioni proprio bravissima persona, veramente prettamente calcistiche, in tutti questi anni che continuano di grande passione per il Perugia, l'allenatore per lei, quello che le ha dato più emozione anche nella sua filosofia, magari di calcio, nel calcio che le piace vedere, qual è stato? Ilario Castagnero, senza dubbio. Senza dubbio. Senza dubbio, poi senza fare torto a nessun altro, perché ce ne sono. Certo. Però se penso all'allenatore, penso a Castagnero. Ecco, e tanti. Attenzione, sì. Penso anche a Guido Mazzitti. Certo. Perché quello è. Io il padre putativo, certo, anche di Castagnier, allenatore, insomma, certo, oltre che, certo, allenatore di Castagnier, giocatore. E invece per quanto riguarda l'excursus, magari proprio in rapida successione, gli idoli del dottor Mignini, i punti di riferimento, i calciatori che restano nella sua memoria. Dunque, della serie C, la squadra della di Mazzetti, mi ricordo Lolli. Lolli me detto. Lo ricordo, mi ricordo, non Ghirga. Mi piaceva Ghirga moltissimo, no. Ghirga. Ma Ghirga non c'era. Beh, Ghirga è arrivato dopo. Ah, poi sì, no, ma siamo, sì, sì, con Ghirga siamo amici. Non... Certo, certo. Mi ricordo Marinelli, perché era un terzino del lago, anche lui lo era del lago. Poi nella Serie B mi ricordo Polentes, per me. Luigi Polentes era uno stopper straordinario quando si attaccava al centravanti, mi ricordo. Allora si marcava a uomo. A uomo, quando si metteva, quando ti marcava Polentes, non ti muovevi. Cioè io, e andando avanti? Andando avanti, ecco, come difensore Frosio, perché giocando da libero, guardavo molto. Stavo molto attento ai difensori, insomma, cercava di guardare in particolare. Libero, Frosio, libero con licenza anche di offendere, perché erano di salire. E poi ricordo anche, sempre un periodo più indietro, Balestrieri, per esempio, come centravanti. E poi più in là Cornacchini. Ecco, io come uomo d'area, io mi ricordo, questo era straordinario. Lei si è abituato a questo calcio spezzatino, il calcio della televisione, il calcio delle 21. Questo è quello che un po' attenua, diciamo, a me piaceva la partita, la tutto domenica. Tutto il calcio minuto per minuto, la domenica, con la radiolina. Alle 2:30, uno va, insomma, così è. Fra l'altro non ci si capisce più niente. Perché non... Dottore, torniamo un attimo, abbiamo la possibilità di chiedere tantissime cose. Allora, dovesse tornare Amanda in Italia, come abbiamo letto, e ha espresso il desiderio in qualche misura di incontrarla, lei è favorevole? Ma non credo che
non credo che sarebbe opportuno, sarebbe corretto, insomma, non credo. Anche perché sarebbe una notizia da gossip, da... Sì. Non magistrato, io quello che ho fatto lì, sì, e certo. Basta, non l'abbiamo fatto, io dico sempre, noi non valutiamo le persone ma le azioni delle persone, certo. Basta. Certo. E la loro conformità alla legge, poi com'è una persona, io non ho mai detto, tra l'altro non ho mai, non dico niente rispetto al massimo tutti i protagonisti del processo, il massimo rispetto, ognuno per la sua ha parte. Ha svolto il suo ruolo. Esattamente. Lei ha mai pensato di scrivere un libro una volta che dovesse andare in pensione? Credo di sì, penso, adesso vediamo, qualche sassolino, ma penso qualche sassolino sì. Se lo vorrà togliere, a chi la tirerebbe questa pallonata, dottore, per quanto riguarda questa vicenda alla stampa americana che ha sempre avuto nei suoi confronti un atteggiamento di questo aggressività? Questo io non l'ho mai capito, non ho mai capito perché sono fatto... Ogni tanto sbucava fuori un personaggio che io non conoscevo, non avevo mai... e che... emetteva sentenze così, come se io avessi avuto un astio, non si capisce perché. Insomma, io certo, non mi riferisco alla popolazione, perché ma una certa stampa sì, questo pallone così... Prego, Danilo, non saprei. Bene, è un peccato essere arrivati in fondo a questo appuntamento di pallonate, perché siamo sicuri che avrebbe ancora tantissimi altri aneddoti tra passato e presente. Di calcio e di magistratura. Di calcio e di magistratura, non solo. Però per i limiti del possibile un giudice ha giudicato, diciamo, un po' questo Perugia. Perugia è tornata alla vittoria contro il Padova, che tornerà in campo domenica sera all'Ardensa di Livorno, ore 21, quindi 3 punti in classifica per... la squadra di Nesta. Mario, se mi consenti, purtroppo dobbiamo chiudere la nostra puntata non con una pallonata ma magari con una carezza questa volta, perché ci ha lasciato Mariano Tarpani, tu immagino anche il dottor Mignini conoscevano benissimo, ex presidente del coordinamento dei Perugia Clubs dell'era d'Attoma, tra l'altro direttore sportivo anche della Pallavolo Sirio dei primi anni 90, quando vennero a Perugia grandissimi personaggi come Bernardo, l'allenatore brasiliano che poi avrebbe vinto tutto con la nazionale, Verdi Oro, Vera Mossa, e papà anche di Roberto, presidente dello Junior Tennis Perugia, e di Lorenzo. Quindi io abbraccio, sì, immagino sarete tutti d'accordo, la signora Noi Paola, abbiamo Roberto fatto le condoglianze Lorenzo. Su Umbria 24, Daniele, lo abbiamo fatto con il cuore, perché lo abbiamo conosciuto, lo abbiamo grande apprezzato, persona. Una persona che ha amato lo sport, ha amato il Perugia, è riuscito ad essere, diciamo, a capo di quel tifo dove si partiva con i pullman o con le macchine, ancora genuino, e si portava, come ho scritto, il pranzo al sacco, insomma, pranzo, andavano sì, via sì. Le famiglie come intere, no. E poi è cambiato tutto, ma comunque di lui serberemo sempre un grande ricordo. Ed è quindi tutto per questo appuntamento di pallonate, grazie a Mario Mariano, grazie al dottor grazie, Giuliano Mignini, un grandissimo piacere. Che riavremo grazie presto, perché deve dirci ancora tante cose. E io ringrazio anche Manuel Guerrini per l'assistenza tecnica, ciao, alla prossima settimana.